Carissimi amici di Mythical Snake, benvenuti in questo nuovo video. Allora, settimana scorsa vi ho portato un unboxing che ritraeva sia lui, ovvero il microfono CM15 della Neuer, e sia un piccolo faretto LED illuminatore che posso collegare sulla parte posteriore della mia fotocamera che sto utilizzando in questo momento, ma poi lo vedrete nel corso di questo video. E devo dire che è stato anche questo un upgrade della mia attrezzatura fotografica veramente niente male. Quindi ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, iniziamo subito dal piccolo faretto illuminatore, senza perderci in tante chiacchiere, perché l'unboxing lo conoscete, quindi senza che vi sto a dire cosa ci sta all'interno oppure no. Allora, questo piccolo faretto illuminatore, piccolo, attascabile, lo possiamo trasportare ovunque. Devo dire che veramente per me soprattutto molto molto comodo, perché mi è tornato veramente utile in molti casi durante questa settimana di prova. Allora, su ogni lato di questo faretto troviamo un connettore, là dove possiamo collegare a se stesso altri tipi di dispositivo oppure altri tipi di faretti che portano lo stesso connettore, che ci consente poi di collegarlo alla fotocamera. Come nel mio caso, come potete vedere, io ho questo faretto, ho creato un setup tipo vlog anche nelle ore serali, quindi faretto più microfono, devo dire che è il top ragazzi, veramente il top. Sulla parte posteriore di questo faretto troviamo le due ghiere, ovvero una ghiera che ci consente sia l'accensione sia lo spegnimento, e una ghiera che ci consente di regolare la luminosità e di passare da caldo a freddo e viceversa. Quindi, come potete vedere, illumina abbastanza bene la scena. Quindi ragazzi, ve lo voglio dire, io lo sto utilizzando in questo video e mi ha evitato di utilizzare i softbox che utilizzo solitamente, ma giusto una prova, perché poi la prossima volta si passa nuovamente ai softbox. Poi a seguire troviamo dei led che ci indicano lo stato della batteria, e proprio parlando di batteria, io l'ho utilizzato intensamente tutta la settimana e devo dire che ha un buon livello di carica, e adesso al momento che lo sto utilizzando è circa al 50%, quindi abbiamo 4 led, ne sono accesi 2, quindi calcolando il tutto più o meno sono 50% di batteria tutta la settimana. Ma la cosa bella di questo piccolo faretto illuminatore, che porta con sé un connettore di ricarica USB-C. Sì ragazzi, avete capito bene, io non volendo l'ho acquistato, e quando mi è arrivato e ho fatto l'unboxing sono rimasto sorpreso, perché finalmente un piccolo dispositivo che porta con sé lo standard USB-C, e infatti posso tranquillamente ricaricarlo con qualsiasi cavetto USB-C senza starli a cercare cavetti micro USB come per altri dispositivi. Quindi ragazzi, che posso dirvi di questo faretto? Questo faretto io ve lo consiglio vivamente, soprattutto se fate vlog, volete illuminare delle scene là dove c'è buio, quindi insomma io ve lo straconsiglio. Adesso andiamo avanti e parliamo di lui, ovvero la vera rivoluzione del mio upgrade, il microfono esterno Neuer CM15. Anche lui è stata una sorpresa, perché devo dire che come potete vedere è un microfono che anche lui lo si può trasportare senza alcun tipo di problema, abbiamo anche la sua custodia di trasporto, quindi ragazzi, se avete uno zaino solo per l'attrezzatura fotografica, beh, lo potete trasportare ovunque. All'interno della confezione non solo troviamo lui, ma troviamo anche, come si può dire, spero che YouTube non mi banni questo video, il famoso gatto morto, che lo possiamo sostituire alla spugna che ci sta installata di default sul nostro microfono. Poi sulla parte laterale troviamo 3 pulsanti che ci consentono a tempo stesso accensione e spegnimento, la regolazione dei dB e la regolazione del bass fit, ovvero dei bassi. Poi troviamo il connettore che ci consente di collegarlo nella parte superiore della fotocamera, e come ho detto prima anche sulla parte posteriore di un faretto, proprio come ho fatto io. A seguire troviamo il connettore, come di solito per qualsiasi tipo di reflex, 3.5, che ci consentirà poi di collegarlo ad una qualsiasi fotocamera avente connettore jack 3.5. E sulla parte posteriore di questo microfono troviamo lo scompartimento che va ad ospitare la batteria, che purtroppo è una batteria a silo. Nel mio caso io utilizzo delle batterie ricaricabili e devo dire che durano anche veramente molto. E sulla parte superiore troviamo
il LED che ci indica lo stato della batteria residua. Se è blu vuol dire che il microfono sta funzionando correttamente e quindi possiamo andare avanti con la nostra registrazione audio, mentre invece se è spento quel LED vuol dire che si è scaricata la batteria oppure qualcosa che non va o magari non è acceso. Quindi ragazzi, devo dire che questo microfono fa veramente molto bene il suo lavoro. Adesso io vi faccio magari sentire anche una clip audio registrata da questo microfono e poi mi farete sapere voi alla fine di questo video cosa ne pensate. Allora ragazzi, rieccomi qua. Allora, in questo momento ho disattivato il mio solito microfono a clip perché, come vi ho detto nell'unboxing, io per questi tipi di video preferisco utilizzare il mio solito microfono a clip. Però in questo momento, per farvi fare un'idea di quella che è la registrazione audio di questo microfono, l'ho disattivato. Quindi da questo momento in poi, anzi in questa clip, vi parlerò dal Neuer CM15. Quindi io, che l'ho utilizzato tutta la settimana, devo dire che non mi ha creato nessun tipo di problema. Ho riascoltato tutte le video riprese che ho fatto con questo microfono e devo dire che non mi ha dato nessun tipo di fruscio durante le registrazioni o magari qualche tipo di disturbo. Quindi ragazzi, devo dire che questo microfono si è comportato davvero molto molto bene, ma il responso sta a voi, quindi fatemi sapere qua in basso nei commenti cosa ne pensate di questo audio e soprattutto cosa ne pensate anche della sola illuminazione di questo faretto. Quindi ragazzi, continuiamo con il video e vado a riattaccare nuovamente il mio solito microfono a clip. Allora ragazzi, come avete potuto sentire, l'audio è abbastanza chiaro, non mi crea nessun tipo di fruscio durante la registrazione e devo dire che dai, veramente non mi ci posso lamentare. Per lo più l'ho acquistato proprio per i vlog come il faretto di cui vi parlavo prima, perché io principalmente l'ho acquistato proprio per girare dei vlog, per avere un audio molto più chiaro rispetto all'audio integrato della fotocamera. Allora ragazzi, io vi dico, non sono un esperto in materia di tecnologia fotografica, però devo dire che quello che sto imparando io lo sto condividendo con voi. Quindi ragazzi, se devo consigliarvi un microfono esterno che non costi tanto come i microfoni della Rode che si trovano su Amazon, io vi straconsiglio lui, il microfono della Neuer CM15. Allora ragazzi, beh, spero che questi due accessori che riguardano il mio upgrade fotografico, ma non solo, magari potrebbe interessare anche a voi sia uno sia l'altro. Io in altri casi vi lascio il link qua in basso in descrizione. E tutto, se li prendete tutti e due insieme, beh, la spesa arriva attorno ai 45-50 euro. Però diciamo che il faretto costa attorno ai 20-25 euro e il faretto attorno ai 30 euro. Ovviamente se avete qualche buono Amazon andrete a risparmiare ancora qualcosina. Quindi ragazzi, link qua in basso in descrizione se volete avere altri tipi di informazioni. E adesso sono curioso di sapere la vostra, qua in basso nei commenti ditemi la vostra, se anche voi nei vlog utilizzate un microfono esterno, un faretto per illuminare la scena. Quindi ragazzi, insomma, tutto quello che volete dirmi fatemelo sapere qua in basso nei commenti. E qualora questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, perché ci tengo veramente tantissimo. E condividere anche questi video, perché anche condividere i video aiuta moltissimo il canale. Dai ragazzi, spingiamo verso i 10.000, non so più come dirvelo. Iscrivetevi, non so, fate esplodere quel pulsante iscriviti, dai, arriviamo, sfondiamo quest'anno. E vabbè, dopo aver detto questo, lo sapete, mi trovate anche su Instagram. Sì, lo so, sono ripetitivo, quasi ogni video 10.000, vabbè, lasciate stare, dai, lasciate stare. E vi stavo dicendo, mi trovate anche su Instagram, @mythicalsnake, ve lo ricorda l'animazione, ma trovate il link al mio profilo Instagram qua in basso in descrizione, ma non solo, trovate anche tutti i link relativi a tutti i miei vari social. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!